Lasciate lavorare una persona onesta per ripulire i verminai messinesi, la sintetica dichiarazione rilasciata tramite i suoi legali da Cateno De Luca dopo il clamore del caso Fenapi. I legali proporremo istanza di remissione per legittima suspicione. Estorce denaro ai familiari per giocare alle slot machine ed acquistare sostanze stupefacenti. I carabinieri della stazione di Falcone arrestano un trentenne. L'incubo della soppressione delle corse si concretizza, i problemi di organico dovuti al blocco delle assunzioni in ATM si ripercuotono sull'organizzazione dei servizi, una sola navetta in servizio alle Torri Morandi. La diocesi di Messina in lutto per la scomparsa dell'arcivescovo emerito Giovanni Marra, guida molto amata, aveva 88 anni, si è spento a Roma dopo Papa Benedetto XVI lo aveva nominato membro della Congregazione dei Vescovi. Entro questa settimana il presidente del Messina scioglierà le riserve sul prossimo allenatore. Erra smentisce i contatti, restano in corsa Roselli e Raffaele.